Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Salve. Aspettiamo un attimino che giro nel link. Poi. Ciao Donatella. Giuseppina, salve, ciao ciao a tutti. Buon anno anche a te, Nunzia. Ciao Antonietta, ciao Giusy, Rosanna, se qualcuno l'ho saltato perdonatemi. Eccoci qua, finalmente. Ciao Chiara, buon pomeriggio. E allora iniziamo, tanto la diretta poi resta registrata, così facciamo veloce veloce. Perché siamo reduci dalle feste, quindi non possiamo proprio mangiare niente. Ma comunque, grazie al nostro ottimizzatore, abbiamo sempre questa grande fortuna perché possiamo cucinare di tutto a basse temperature, perché noi possiamo comprare tutti gli alimenti che vogliamo, no? Ciao Ana, ciao ciao Filomena, ciao a tutto, grazie per essere presenti. E vi volevo dire, possiamo cucinare tutto quello che vogliamo, possiamo comprare le migliori, che ne so, la migliore verdura, la migliore carne che vogliamo, ma poi se non la cuciniamo bene è un peccato, no? E invece con il nostro Magic Cooker di tutte le misure possiamo cucinare quello che vogliamo, perché lui cucina a basse temperature, possiamo fare la frittura, possiamo fare l'effetto friggitrice all'aria che è così tanto famosa, ma noi non lo facciamo con la friggitrice all'aria direttamente, la facciamo nella nostra bella, con il nostro bellissimo ottimizzatore nella nostra padella. Voi sapete che Magic Cooker per le nuove funziona su tutte le pendole che voi avete a casa, quindi l'importante è avere l'ottimizzatore di qualsiasi misura, l'importante è che poggia sulle pendole. O più grande o più piccolo, deve solamente poggiare sopra e poi procediamo per qualsiasi cottura vogliamo fare. Ok? Io oggi ero un po' confusa, però non sapevo cosa cucinare, ma mi è venuta, siccome dovevo cucinare delle verdure, ma non sapevo come farle. E lo sapete dove ho preso spunto? Dai nostri meravigliosi ricettari. Infatti, oggi abbiamo la promozione del ricettario di carne bianca, che sarebbe questo, ho sbagliato, ho preso quello delle verdure io, con il coperchio 35, che è il coperchio grande, quindi non mi ricordo se a 69,90, se sbaglio correggetemi, voi che siete dello staff, quindi volendo possiamo acquistare solo il coperchio 35 oppure aggiungendo una piccola cifra. Abbiamo questo meraviglioso tegame che ci possiamo fare tutto quello che vogliamo, dal primo al secondo, alla pizza, alla verdura, alla frittura, perché è un tegame meraviglioso, è un diametro 34, ha la raggiera sotto, vedete, quindi uno spargifiamma eccellente, una pizza eccezionale con i manici incorporati. Ed è una misura 34, che è una Black Diamond praticamente. E quindi oggi qui io vado a fare delle verdure, cioè quello che avevo in casa perché non sono uscita proprio stamattina, e ho preparato, me le sono preparate un attimino prima per portarci avanti, e ho fatto delle melanzane, le ho tagliate col coltello delle fette un po' spesse,
diciamo, dipende da come se uno le vuole più sottili, ma vi assicuro che in pochissimi minuti facciamo un effetto forno, un effetto friggitrice ad aria, come volete voi, perché oramai c'è cioè, tutta questa friggitrice ad aria, ma noi con il nostro ottimizzatore non abbiamo bisogno della friggitrice ad aria perché cuciniamo a basse temperature ed è eccezionale il risultato, vero Cinzia Tassi? Ciao! Che onore! Ciao Anna! Quindi ho fatto delle melanzane e delle zucchine, ok? Con una panatura di il pane grattugiato, un po' di semola, proprio potete utilizzare sia la semola della polenta che la semola rimacinata, così è la stessa cosa, non lo so nemmeno perché non la mangio la polenta. E poi ho messo un po' di timo, un po' di origano, un po' di prezzemolo, insomma un po' di aromi perché io non utilizzo il sale. Quindi insomma è un po' di parmigiano, ok? Quindi io cosa faccio? Per fare questo effetto gratinato, metto giusto un tirino d'olio, ma proprio per sporcare la pentola, ma veramente, pensate che col pennello lo vado a sporcare la pentola, come si dice. Ecco qua, vedete com'è bella capiente questa pentola? Meravigliosa. Ok, adesso vado a mettere, perché a me piace molto croccante, quindi ci metto pure un pochino sotto di, perché non avendo l'uovo la verdura, anche se vi dico una cosa, io quando le ho tagliate le ho passate un attimino nell'acqua e subito le ho prese e le ho asciugate velocemente, così se le per farci attaccare giusto il pane grattugiato con questo, insomma, questa, come si dice, questa panatura che ho preparato, vedetela qui, ok? E quindi perciò ho messo questo filino d'olio e poi vado, lo metto pure di nuovo una goccina con lo spray, oramai c'è l'olera spray, tutto quello che vogliamo. Vedete così? E le faccio miste zucchine e melanzane, ma pure un ginocchio, qualsiasi cosa vogliamo, perché comunque con Magic Cooker le verdure vengono eccezionali come tutte le altre cose del resto, ma in 10 minuti, no? Pensate se dovevamo accendere il forno, non bastava 20 minuti, almeno prima si deve riscaldare il forno e poi si mette la teglia dentro. Invece con noi, ecco qua, vediamo cosa mettiamo di più, comunque c'è. Ce ne vanno, io però non le voglio sovrapporre, poi le faccio dopo le altre, anche se ne abbiamo tagliate in abbondanza come al solito. Siamo sempre abbondanti. Ecco qua, se volete uno può aggiungere altri aromi, non lo so. E poi queste, aspettate qua, mettiamo un'altra. E poi con l'olio spray spruzziamo un pochino di olio sopra, giusto effetto dietetico, perché dopo le feste io non posso mangiare più. Vedete? Copro con il Magic Cooker, accendo una fiamma vivace per 3 minuti. Ok? Alexa, imposta timer 3 minuti a partire da ora. 3 minuti a partire da Speriamo che mi ascolta, ok. Tanto comunque cominciamo, sentiamo sfrigolare e poi vediamo. Facciamo 3 minuti per lato a fiamma alta, poi la abbassiamo per 5 minuti, ma giusto così, asciugando il coperchio se necessita che il vapore si va a depositare sotto il coperchio. E sono pronte. C'è un minuto di riposo e sono pronte. Poi volendo si possono anche unire con una fetta di provola, del prosciutto, si possono fare pure direttamente tutti insieme, pure una parmigiana fatta così. Cioè, con la panatura solamente con la farina senza friggerla, cioè veramente eccezionale. Io invito veramente tutte le persone che ancora ci stanno pensando, non ci pensate più, perché abbiamo dei prodotti, cioè abbiamo dei prezzi eccezionali ancora, nonostante Natale è finito. Ok, abbiamo il coperchio 21 a 29,90 euro con il suo ricettario, che vi assicuro che sono dei ricettari eccezionali, veramente, sono provate, sono tutte testate le ricette, sono spettacolari le ricette, veramente, tutte, c'è cioè in pochissimo tempo, veramente uno che magari lavora, va avanti e indietro, non sa mai quello che deve cucinare, qualsiasi cosa, un piatto di pasta, tutto in pochissimo tempo, quindi risparmio energetico, mangiare in modo salutare, perché noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, in modo salutare, la frittura con l'olio che non supera le alte temperature,
Questo qui è un effetto forno con un filo d'olio, ma stiamo scherzando veramente. Cioè, se, nemmeno senza sale, quindi figuratevi, ma vi assicuro che sono straordinarie. Poi che stavo dicendo, quindi abbiamo il coperchio 21, il coperchio 27 a 49,90 con il suo ricettario, un ricettario bellissimo, nuovissimo della pasta fresca. Quindi acquistate il ricettario della pasta fresca con l'ottimizzatore 27, che è una misura pure eccezionale, adatta per qualsiasi cosa. E si può acquistare sia da solo a 49,90 oppure aggiungendo un'altra somma di 39,90 euro, se non sbaglio, si può avere la casseruola 24 aria, che è eccezionale. Oppure poi abbiamo il coperchio 31 con il tegame 28, della linea perfetta, che va anche su induzione. E poi abbiamo questo qui che vi sto presentando oggi, che è il coperchio 35, la misura grande praticamente, con a 69,90 se non sbaglio, sì, e volendo si può aggiungere il tegame 34, si possono fare pizze, quello che volete, pasta, lasagne, tagliatelle a forno, risotti, verdure, sempre con un contributo di 39,90. Tutto corredato dai magici ricettari veramente eccezionali. Alexa, stop! Adesso, cioè, dovrei rigirare un pochino, ma posso non stare qui 4 minuti, ma vi assicuro che già è caldissima. Faccio stare un altro minuto, e comunque non avevo messo la fiamma altissima, perdonatemi. Allora, facciamo un altro minuto e poi rigiriamo. Facciamo dall'altro lato 3 minuti, perché giustamente poi una volta che si è riscaldata la pendola, 5 minuti a fiamma bassa e poi a posto. Che ne dite? Infatti, Magic Cooker non può mancare nella nostra cucina. Antonio è lì. Io oggi ho fatto pasta e lenticchie buonissime, eccezionale, veramente. Ah, per i primi piatti poi vengono veramente coccolati, cioè velocissimi, pure con una melanzana grattugiata alla julienne, velocissima, 3 minuti. Metti la pasta, via, tempo di cottura, il sapore delle verdure, veramente i colori che restano proprio intatti, i colori sembra che siano crudi, invece tu li vai a mangiare e sono cotti alla perfezione e sono ricchi delle sostanze organolettiche perché non vengono alterate cucinando a basse temperature, ok? Rossella, buon pomeriggio! Scusami, signora, non vi avevo letto. Ditemi. Aspettate che vi leggo, perché ero attenta. Allora, vediamo. O ripetetemi la domanda, vediamo se trovo indietro cosa mi avete chiesto. Scusatemi, signora, non avrei mai voluto non rispondervi. La signora, aspetta, come si chiama? Oddio, l'ho persa, no. Avete visto un commento e non... Ha... E non avete risposto, Monelle! Non so cosa diceva la signora, cosa mi ha chiesto, oddio. Sono andata troppo indietro, mo? Allora. Dov'è la signora? Ah, dove si compra? Allora, signora, lei posso immaginare, chiedendocelo, che non ha una consulente, quindi volendo. Dopo, visto che è nel nostro gruppo, ci possiamo sentire, ok? E vediamo, perché si acquistano tramite i consulenti, ok? Rossella, stavo facendo delle verdure, delle melanzane e delle zucchine gratinate, ok? Le ho passate in una panatura di pane grattugiato, origano, timo, prezzemolo, parmigiano e poi pure della semola rimacinata. E poi le ho spruzzate con l'oliera, giusto per avere un goccino d'olio. E gira 3 minuti per lato, 5 minuti a fiamma bassa e sono pronta. Adesso andiamo a vedere. Cioè, voi vi dovete avvicinare qui, perché noi veramente non diciamo.
Vedete, vedete un po'? Che bello, che meraviglia, che meraviglia. Che meraviglia, ogni volta, anche dopo 10 anni, siamo sempre stupiti. E anche a chi non piace cucinare, gli viene voglia di cucinare, perché come Jigong è tutto facile, tutto magico, sembra una magia, ma è solo merito dell'ottimizzatore, che velocizza le cotture. Mo' vi guardo, mo' vi leggo. Ciao, bella sei, bella e bravissima. Sì, grazie cara. Vedete, vedete, io vi ho avvicinato la mia telecamera, le giro piano piano, poi le vi faccio vedere di nuovo. Vedete qua, adesso ne facciamo 3 minuti dall'altra parte, 5 minuti a fiamma bassa, giusto che si, come si dice, si consumano un pochino, riescono a cuocersi piano piano, e poi, cioè non c'è niente in queste, nemmeno il sale, figurate, però voi metteteci sale, metteteci tutto, eh. E sono eccezionali. Ecco qua. Poi ve la faccio vedere quando la taglio bene, eh? Senza magia. Vedete? Vedete di nuovo? Sono già dorate, dorate. Hola! Alexa, 3 minuti a fiamma bassa. E te, 3 minuti? Sì, ma chissà cosa dirà dopo, ma poi vediamo. Sì, nella piastra rigata, sì, buonissime, buonissime, sì. Sì, si possono fare ovunque, nella piastra liscia, nella piastra rigata, nel tegame 34, 32, 28, dove vogliamo. Ognuna di voi ha la propria consulente o la propria referente per chiedere informazioni riguardo alle offerte e promozioni per gli acquisti, ma le amministratrici del gruppo sicuramente vi aiuteranno. Certo signora, certo, quando finisce la diretta vediamo, vi contatteremo. Ok? Se ho perso dei messaggi vi chiedo perdono, però non so fare 2 cose insieme, già devo parlare e cucinare, per me è una cosa straordinaria. Ah sì, anche la signora, sì, certo. Ok, grazie ragazze, grazie Francesca, grazie Romina per avermi aiutato. Le altre li devo picchiare. Va bene. Aspettiamo questi 3 minuti dall'altra parte e pensate un po', le verdure dopo sono pronte, anche se le vogliamo fare al vapore. Cioè, invochissi prima la fiamma alta fino a che arriva, ci cioè si mette a bollire, e poi le abbassiamo. Per 5 minuti sono pronte. Quindi risparmio energetico notevole, veramente non da sottovalutare assolutamente. E poi mangiare sano in questo modo, senza perdere il gusto, perché giustamente le verdure poi tutti i giorni, oh, mamma mia. Invece magari una volta le fai gratinate, una volta le fai, boh, non lo so, fritte leggere, perché giustamente anche ripassate in padella con un ottimizzatore sempre, vengono fatte sempre a basse temperature, quindi sono sempre eccezionali. Cate Cavallari ci aiuta nei problemi che insorgono. Certo! Grazie, grazie per la solidarietà. Ok, io le abbasserei. Alexa, quando manca il Al tuo timer da pasta restano 20 secondi. 20 secondi, chissà cosa ho capito, però vabbè. Adesso vediamo da questa parte, poi le facciamo stare 3 minuti a fiamma spenta. E sono eccezionali. Quindi vi ripeto la promozione, potete acquistare solo il coperchio 35, corredato sempre dal magico ricettario. Alexa, stop! A 69,90. Se volete potete comprare, anche acquistando il coperchio, anche la sua pentola, quella dove sto cucinando, a 39,90 euro, che è un diametro 34, quindi è una bellissima pentola, a un prezzo piccolissimo. Oppure il coperchio 27,
da solo a 49,90 col suo magico ricettario, corredato sempre, se volete, dalla pendola, casseruola 24 lineare con altri 39,90. Oppure c'è anche questo, per chi vuole provare, che non ha mai provato il nostro Magic Book, può anche provare un coperchio 21 a soli 29,90 euro. Che bontà! Velocissimo, salutare, eccezionalmente buono, ma solo bontà non possiamo farne a meno. Certo. Infatti, mi viene voglia di fare tutto perché ci si cucina tutto velocemente. Cioè, io penso che il forno, ma nemmeno sta friggitrice a dare così tanto rinomata. Penso che aveva già cucinato. Boh, non lo so, io non so proprio come funziona. Quindi, la sento solo nominare ogni tanto, ma non so proprio cosa sia. Vediamo mo che è successo. Cioè, poi la prendiamo una. Non so se si avvicina di nuovo. Wow. Ma pure per fare una bella parmigiana, se la volete fare così, se poi uno la vuole fare anche fritta, è sempre un sistema salutare, no? Perché la frittura non supera le alte temperature, quindi si può fare. Guardate che bello, vedete? È il gusto che è qualcosa di eccezionale, veramente. Scusate che con una mano tengo l'asta con l'altra giro, perché sono sola e nessuno mi vuole aiutare. Ecco qua. Allora, lasciamo 2 minuti così, spegniamo e la proviamo, vediamo se è cotta veramente, se non diciamo bugie, ok? Io non faccio a meno di Magic Cookie né delle mie stelle, chiaro? E certo, come si, non si può fare a meno, una volta che uno è entrato e ha utilizzato il coperchio, non lo lascerà mai. Anzi, se qualcuno ha dei problemi è perché magari non l'ha saputo utilizzare bene, quindi non esitate a contattarci perché noi siamo qui apposta per aiutarvi. Ma chi altri, comprando dei ricettari piccoli ed esclusivi, ti regala dei prodotti che servono per la salute? Solo Magic Cooker, infatti. Le ricette sono veramente eccellenti, quindi se uno proprio cioè non ha idee, basta avere un ricettario e si trova di tutto e di più. Adesso prendo un piatto e vediamo che è successo. Vengo, che secondo me, eppure non le avevo fatte proprio sottilissime, ma magari si possono fare anche più grandi, giusto un dito, un centimetro. Oltre che ci si cucina veloce, la cosa bella è che non si sente quell'odore forte di cucinato. In casa che odio, fritto il pesce per le feste senza schizzi, senza odore. Bravissima signora, complimenti. Giusto, verissimo, tutto quello che dite. Infatti l'odore poi, cioè una frittura, tutti sono terrorizzati a fare la frittura, con Magic Cookie lo possiamo fare tranquillamente, tanto al massimo in quel momento che stiamo friggendo può rimanere, c'è cioè, il vapore in casa, ma poi non ci resterà mai. Per settimane e settimane, anche con una semplice frittata, una volta a casa c'era la puzza, il cattivo odore per una settimana, adesso tutto è finito. Ok, io alzo il mio coperchio perché vedete, lo vado a posizionare qua. Ok, prendo una melanzana o due, uno, due. 10 minuti sono passati, sì. Vedete? Se io inviro là, sono tutte cotte, tutte. Tutte. Richiudo col mio coperchio, così poi deciderò se mettere un po' di mozzarella, qualcosa, se unirle a fare tipo come si dice, dei toast con la melanzana. Vediamo. Adesso prendo una forchettina e un coltellino e vediamo com'è. Vediamo se mi vedete. Ok, vediamo. Cioè si taglia.
normalmente, vedete, se era cruda, se io vado a tagliare quella cruda, ovviamente non si, vedete come si piega? Aspettate, vedete? Sono perfettamente cotte e piene di sostanze, non hanno perso nessuna vitamina, niente, sono tutte, perché anche la zucchina vi faccio vedere, scusatemi, ecco, vedete? Non l'assaggio adesso perché non mi va, ma vi assicuro che sono eccezionali, ok? Quindi, mesi punte per tutta la vita. Ho appena fatto ciambelline fritte, bravissima Katia. Io ho i coperti da tanti anni, però vorrei ricettarli. Come posso fare? Contattate la vostra consulente, vi saprà dire come fare. Adesso, oppure se avete bisogno, dopo vi contattiamo. Adesso che chiudiamo la diretta, vado a vedere i messaggi, quindi magari, se non vi ricordate chi è la vostra consulente, magari mi possiamo aiutare. Va bene? Quindi, io vi saluto con le mie melanzane, poi continuo a cucinare perché ne avevo tagliate in più e le ho tagliate per farvi vedere, ma sono veramente eccezionali, dorate perfettamente, effetto friggitrice ad aria oppure effetto gratinato, vedete? 10 minuti, tutto bene, ok? Allora io vi saluto e alla prossima, buon pomeriggio a tutti, ciao!